Bene, amici di Telefonia.net, 7310 Supernova, il Nokia che testiamo oggi. Ecco l'unboxing, vediamo il telefono. Non spaventatevi per il colore, perché in dotazione abbiamo anche un'altra cover, quindi Nokia torna al passato con le cover intercambiabili. Abbiamo sotto questa linguetta in cartone il caricabatterie in formato micro Nokia e il cavo auricolare, eccolo qua, lo apriamo un attimo e vediamo come sia votato alla musica. Ha anche il pulsante di risposta sul filo, ovviamente in dotazione anche il manuale d'uso. Ma andiamo subito a vederlo. Questo Nokia 7310 Supernova si apre facendo una pressione al posteriore. Eccoci qui, riusciamo a togliere la cover posteriore. La batteria è la BL4CT. E già che ci siamo, visto che a molti di voi interesserà, proviamo tra qualche istante anche a fare il cambio cover. Come abbiamo visto, in dotazione non vi è una memory card, ma vi è ovviamente l'alloggiamento che è posto sotto la SIM. Dobbiamo togliere anche la cover anteriore per fare il cambio del aspetto del telefono. Ecco qua, riusciamo con qualche difficoltà a sganciare tutti i dentini della cover. Vediamo come il telefono si presenti nudo, molto comodo per pulire il display. Ogni tanto sui telefoni si forma della polvere sotto al display. Ecco che inseriamo la nuova cover anteriore e la nuova cover posteriore. E siamo in possesso di un telefono completamente nuovo. Togliamo l'adesivo sulla cam posteriore, sennò quando faremo delle fotografie queste ci verranno sfalsate. Anteriormente, come abbiamo visto prima da telefono spento, la superficie del display è completamente a specchio e quindi nasconde il display stesso. Il formato è un bar phone, abbiamo una tastiera a filo molto comoda da premere, anche questa, come vedete, trasparente, scusate, riflettente, tasto inizio fine chiamata e il pad direzionale. Ovviamente il telefono è un serie 40, quindi non abbiamo il SIM, ma abbiamo l'ottimo sistema operativo nativo di Nokia. Di dimensioni abbiamo un 106x45x12 per un peso di circa 83 grammi. Abbiamo anche la funzione TV out per quanto riguarda il jack. Entriamo nel menu, ovviamente serie 40 lo conoscete un po' tutti, però facciamo un rapido giro per vedere anche la velocità di questo telefono che ci sembra molto buona. Proviamo a scrivere un messaggio, anche qua è possibile scrivere messaggi flash, email con un client che funziona abbastanza bene, ma noi andiamo nel messaggio normale che se arricchito di contenuti diventa un messaggio multimediale. Andiamo a scrivere qualche cosa, come vedete. Il T9 è assolutamente più veloce di me nel ricercare le parole, quindi ovvio le performance sono molto buone, ma Nokia ormai a questo ci ha abituato. Non salviamo il messaggio, ma andiamo a vedere altre funzioni, soprattutto la parte multimediale, quindi entriamo nella fotocamera. Ricordiamo, fotocamera è una 2 megapixel senza autofocus, senza flash LED, quindi le foto non sono diciamo la parte più interessante di questo telefono e gli scatti saranno interessanti solo se mantenuti sul telefono, anche se abbiamo notato che il display ha dei colori un pochino spenti, nonostante sia un'unità QVGA. E ha 262.000 colori. Purtroppo abbiamo questo difetto. Per quanto riguarda i video, vengono girati alla risoluzione QCIF, ma hanno una qualità abbastanza buona grazie al frame rate di 15 frame al secondo. Lettore musicale, andiamo a ascoltarci il nostro classico bublé di confronto tra tutti i telefoni. Alziamo il volume. L'audio esce da queste tre feritoie. Come sentite, la riproduzione continua anche in standby.
con un collegamento in home page per arrivare al lettore musicale. Ci ha colpito la potenza dell'altoparlante, pur essendo mono, è davvero ottima. Proviamo a collegare il jack dell'auricolare, scusate, lo stavo collegando nella presa dell'alimentatore e andiamo alla radio. Non gli diciamo di cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili. Ovviamente voi non lo potete sentire, ma la riproduzione della radio è abbastanza buona. Proviamo a metterla. Ecco, come sentite, adesso si è un po' disturbata questa stazione, eccoci qua. Quindi la qualità della radio è molto buona e anche la ricezione non è assolutamente male. Ovviamente dotata anche di RDS, questa unità radio. Proviamo a chiamare il 119, oggi abbiamo una SIM TIM, sposto un attimo il telefono perché è un GSM Quad Band Edge, quindi non è dotato di UMTS. Allora, veloci impressioni sulla qualità audio senza attivare la chiarezza vocale. Abbiamo una qualità dell'altoparlante viva voce abbastanza scarsa perché l'audio viene riprodotto a un volume basso, quindi in auto non sarà utilizzabile come viva voce, però l'audio dall'altoparlante integrato è molto buono, ha tonalità calde e si sente molto bene, anche il volume è alto. Nella media la ricezione abbiamo avuto qualche difficoltà nei nostri punti difficili, ma nulla di preoccupante, assolutamente a pari di altri telefoni della casa. Questo telefono ci è piaciuto per il design, ci piace molto il fatto di avere un display a specchio che quando è spento sembra quasi scomparire, ci è piaciuta la tastiera dal buon feedback, il prezzo assolutamente accessibile e il fatto che le cover siano completamente intercambiabili. Un telefono fresco, un telefono giovane per chi ama la musica, il lettore MP3 è abbastanza buono, assolutamente un telefono che non va bene per chi ama l'imaging perché la cam da 2 megapixel senza autofocus e senza flash LED non è all'altezza. Andrea Galeazzi per telefonino.net.